se non riapriamo subito le aziende, rischiamo di non poterle più riaprire perché non avremo i soldi per farlo, i soldi per pagare i fornitori, andare avanti e proseguire l'attività. Presidente. Hanno pienamente ragione. Sto condividendo con loro questa battaglia, perché è una misura non soltanto doverosa rispetto a chi per tanti anni ha pagato tasse e contributi, ma è una misura giusta e di buon senso. Perché voi pensate che da lunedì riapre un'azienda con un impianto produttivo con 1.000-2.000 dipendenti e noi diciamo al negozio che non può entrare una persona per volta. È un po' strano. Noi diciamo che è insicuro penso, non so, una signora che fa la parrucchiera, un signore che fa il parrucchiere, che mette mascherina, mette guanti, igienizza gli strumenti, utilizza magari gli asciugamani monouso e diciamo che uno può andare in autobus, seppur con le distanze di sicurezza, in 20 persone. Cioè c'è qualcosa che non quadra. Noi non dobbiamo distinguere su chi può aprire e chi no. Devono poter aprire tutti rispettando le misure di sicurezza. Questo, secondo me, è il concetto che deve passare. Ma vi sembra normale che noi distinguiamo sul codice Ateco? Non è normale. Noi dobbiamo distinguere se è in grado di garantire quelle misure che impediscono la diffusione del virus. Sì, no. Se sì, puoi aprire. Se no, non aprirai. Quindi, Presidente, lei dice la giustificazione che arriva in queste ore, abbiamo sentito le parole di Dincà, le abbiamo lette sull'ANSA poco fa, che la curva del contagio è destinata a riaumentare all'apertura dell'attività, lei dice non tiene come giustificazione perché anche i piccoli possono rispettare quelle misure, quindi o vale per tutti oppure, come dire, o riapriamo tutto o nulla. E questo è il fatto, ma oltretutto, se permette, è ovvio che ci sarà, io ipotizzo che ci sarà un aumento di contagi con le riaperture, ma non perché riapre il negozietto, perché riapre la grande industria ed è doveroso farlo in questo momento. Noi dobbiamo quindi avere a disposizione tutti gli strumenti e su questo anche ovviamente mi auguro che ci vengano forniti ancora di più, anche se la situazione è migliorata notevolmente, per esempio per il numero di tamponi che possiamo effettuare. Noi oggi, influenza Giulia, potremmo raddoppiare il numero di tamponi che Cosa facciamo. manca? Ci mancano i tamponi e i reagenti. Quindi noi ho dato disposizione insieme al vicepresidente Riccardi di prendere addirittura più macchinari, di prendere persone. Ci mancano tamponi e reagenti, da dove ce ne mandano 3.000 al giorno, 3.000 ne facciamo, possiamo arrivare a 6.000 tranquillamente. Lei vede uno spiraglio con il governo, magari fra una settimana, per rivedere alcuni punti, magari, come dire, con il pressing di più regioni che fanno quadrato e fanno, diciamo, la voce grossa con il governo? Sì, ma guardi, io spero di sì, ma non è questione di voce grossa, noi stiamo lavorando veramente in modo collaborativo e portando le proposte delle regioni, però è chiaro che evidentemente ci deve essere un riscontro nella realtà quando si prendono le scelte. Quello di cui parlavamo prima, che un negozio rimane chiuso e la fabbrica con 1.000 dipendenti rimane aperto, cioè uno giustamente, chi lavora in quel settore non se lo riesce a giustificare perché sono misure incomprensibili. Allora, se con i governatori che abbiamo diciamo, un contatto diretto con il territorio, il governo vuole instaurare un rapporto costruttivo, noi siamo più che disponibili e facciamo tutte le nostre proposte con forza. Se questo non avviene, non è che fanno un danno ai governatori, fanno un danno al paese. Stiamo vedendo come le categorie economiche stanno giustamente reagendo con un'insofferenza perché il rischio, ribadisco, non è un capriccio, non è una scelta che non gli sta tanto bene però. È una scelta che non gli permette di sopravvivere.